Bene, ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, ci troviamo con l'onorevole Daniele Capezzone e il titolo è: lei si fiderebbe di una persona che cambia crega? Lo sentiremo tra un attimo. Bene, qua siamo al convegno e devo fare immediatamente un grande elogio alla signora, alla dottoressa Antonella Cortese, che ha parlato veramente bene, una donna del welfare che starebbe benissimo in comune. E poi devo veramente fare i complimenti a Nicole Turri e i giovani in città. Grandi prospettive, e adesso andiamo a sentire l'onorevole Daniele Capezzone. Abbiamo con noi Daniele Capezzone, grande personaggio dico io, perché l'ho sentito in TV, adesso un po' meno perché avendo cambiato casacca se lo sente di meno. Senta, lei si fiderebbe di una persona che cambia casacca, che cambia minestra, si fiderebbe di votarlo lei? Io mi fiderei di qualcuno come me, come Raffaele Fitto e come altri 20 parlamentari, che quando il centrodestra 2 anni fa ha sbagliato ed è andato a sostenere Renzi e il Nazareno e l'inciucio con la sinistra, ecco, noi abbiamo detto no, abbiamo votato contro le riforme sbagliate di Renzi. Abbiamo invece tenuto alta in Parlamento la bandiera per cui siamo stati votati, cioè il presidenzialismo, l'abolizione del Senato, andare contro la sinistra e non fare compagnia alla sinistra. Questo ci ha portato a dire no al referendum di Renzi e su questo ci siamo ritrovati con gli elettori di centrodestra, anche quando qualche partito di centrodestra, sbagliando, preferiva il Nazareno e il caffè con Renzi. Senta, la signora, che io non sapevo, mi ha detto proviene dalla scuola di Pannella. È un grande onore, un grande ha detto onore. Così. Sì, esatto, lui ha detto, poi è andato alla Forza Italia, adesso è in un'altra lista, che adesso non mi viene in mente il nome della lista, quella di Alfano, giusto? No. Ha un sbagliato. Raffaele Fitto, coerentemente. Sì. Lavoriamo per l'alternativa alla sinistra, con tesi che possono piacere o non piacere, ma che sono le tesi liberali che tanti di noi sostengono sin da ragazzini: meno tasse, meno spesa, meno debito, meno pubblico, meno invadenza dello Stato, più spazio alla libertà dei cittadini e delle imprese. Sono battaglie che possono essere condivise o non condivise, ma che io credo vadano rispettate e vanno nella direzione di una maggiore libertà economica, cosa sulla quale, ahimè, tanti governi, sia di centrosinistra e purtroppo in qualche caso anche di centrodestra, sono stati molto deficitari. Senta, per concludere, lei a Gorizia non c'è mai venuto, giusto? C'è venuto qualche volta? Per ragioni politiche, no. Ah, ecco, per ragioni. Cosa pensa di questa città? Ormai le nostre donne sono obbligate ad andare in Slovenia a partorire perché ci hanno portato via l'ospedale. Qua vengono a prendere solo i voti e dopo alla fine si portano via tutto. Lei che è un grande oratore. Io non sono un grande oratore, né vengo a prendere voti. No, lei, no, intendo lei. Vengo solo da cittadino a dare il mio convinto sostegno al lavoro di bravi politici come Renzo Tondo e gli amici di Autonomia Responsabile, che presentano per tutto il Friuli Venezia Giulia e anche per Gorizia dei programmi, io credo, intelligenti dal punto di vista economico e anche nell'evitare un eccesso di immigrazione che rischia di essere non sostenibile per questo territorio. Porto la mia testimonianza in punta di piedi, credo con grande rispetto per questa città, per le cittadine e i cittadini di Gorizia che sanno da soli quello che devono fare. Per concludere, cosa vuol dire ai goriziani? Quello che dico ad ogni cittadino d'Italia, e cioè di valutare nei politici chi vuole meno tasse, chi vuole meno spesa, chi vuole meno debito, chi agisce in modo serio in questa direzione e chi invece con troppa facilità spende il denaro dei contribuenti. Grazie mille, buon lavoro e complimenti. Bene, saluto l'onorevole Daniele Capezzone, che per me è un politico veramente coi fiocchi, diciamo con le anime, perché è veramente un personaggio. Però lui è nato con Pannella, che grazie alla UCI me l'ha detto, e poi è andato con Forza Italia e poi ha cambiato altra casacca. Bene, avete sentito cosa ha detto, qua abbiamo i vari personaggi, abbiamo Auretti, che è veramente un personaggio che ha combattuto per... contro la Serracchiani per il punto nascite. Non posso parlare bene invece di Tondo, che per me lui aveva promesso il punto nascite, però alla fine ce l'ha portato via, lui sapeva già perché ho parlato anche con Bianchini. Bene, questo veramente no. Bene, allora avete sentito cosa ha detto l'onorevole e fate voi le deduzioni.